Ciao, benvenute nel mio bagno. Ebbene sì, allora io oggi volevo provare con voi questo Henné della Forsan. Henné castano e capelli estratto di Lussonia in Hermes Cassia obovata India. Insomma, questo qua. E basta. Riflessante, bellezza naturale. L'ho aperto per vedere come c'è dentro e dentro c'è questo qui. Una busta e i guanti, quindi ho pensato di andare a farlo. Dice che è un rifressante. Allora, lo leggiamo. Allora, proteggere le mani con i guanti e procedere con l'applicazione di composto sui capelli per tutta la loro lunghezza, prendendo una ciocca alla volta. Ok, per distribuire il composto, aiutarsi col pennello o stenderlo semplicemente con le dita. Ok. Pulire accuratamente, ok. Lasciare in posa dai 20 minuti a un'ora a seconda dell'intensità di colore che si vuole ottenere. Risciacquare accuratamente ed infine procedere con lo shampoo. Ok, ci siamo. Allora, la mia situazione di partenza è questa. Quindi, aspettate, togliamo le mollettine perché wow, che stile. Ok, quindi due toni di colore perché ho un pochino di crescita e qui i capelli bianchi si vedono che in teoria l'henné copre, ma noi ci crediamo poco perché alcuni dicono sì, alcuni no. Ma adesso andiamo a vedere. Allora, intanto, scusate, riaccolgo un attimo, togliamo le mollettine, facciamo tutto assieme, quindi sarà molto un work in progress. Poi non ho una ciotola, quindi mi sono munita di ciotole. A cui inseriamo dentro questo. Forbici. Viene su un odore di erbe. Effettivamente è un po' verde. Ok. Immagino di dover andare a mescolare questo meraviglioso composto con acqua. Quindi ce ne mettiamo un po', però devo prendere qualcosa da mescolare. Il mio mitico pennello. Mettiamo un po' d'acqua. Di questo passo non finirò mai. Ok, ed eccoci qui. Allora, la consistenza è diventata la cosa più inguardabile di questo mondo. Però viene fuori proprio un odore di erbe. Un bel odore di erbe, insomma. E adesso mettiamo qui. Andiamo a prendere i guantini così li guardiamo anche. Ok, proprio quelli tipo da supermercato, va benissimo. Ok, quindi iniziamo ad applicarlo, vediamo perché non so neanche come si applica, proviamo. Proviamo col pennello. Ok, forse devo rivedere qualcosa. L'idea è farlo come la tinta, però è molto più corposo di una tinta, vedete? Molto più corposo. Quindi forse con la mia solita tecnica non è che viene, cioè, non è bellissimo, anzi, proprio per niente. Aiuto, che cosa sto sbagliando? Esattamente che cosa sto sbagliando? Mistero. Mamma mia, perdo i pezzi ovunque. Ci vuole più acqua?
Proviamo. Perdo i pezzi. Aiuto. Tra un po' mi stanco e lo metto con le mani, eh. Sembra di mettere in testa del fango. Bene. Anche la consistenza è quella. Ok, allora, credo di aver fatto il più grande epic fail della storia del epic fail. Cos'è questa cosa? Scusate. Ah, ok. Vabbè. Ma, oltre al fatto che perde pezzi ovunque, non vi dico come è ridotto il lavandino e non viene pulito con l'acqua calda e sapone. Come si ripulisce? Adesso provo con la spugna, quelle che grattano. Dunque, questo coso, in teoria, dovrebbe stare in posa da 20 minuti a un'ora. Provo mezz'ora, 40 minuti e poi ci riaggiorniamo. La vedo grigia, la vedo molto grigia, ma non Dunque, guai demordiamo. al primo che ride per la prossima ora, ma per uscire a muovermi ho arrangiato questa meravigliosa cuffietta che ha l'elastico talmente largo che non riesce a tenere tutti i capelli, ma almeno i pezzetti che perde, perché questa cosa perde un sacco di pezzetti. Almeno sono tutti racchiusi qui. Vediamo, vediamo come va. allora, rieccoci qua. Sì, lo so, uno stile invidiabile. E oltretutto sono stata in cortile fino adesso con questo stile invidiabile. Quindi voglio il like solo per quello. Dunque, è passata esattamente 1 ora e 3 minuti. Io direi di guardare intanto come sono venuti, ma ho già visto che perdono tanti di quei pezzi. Sì, diciamo che almeno con la cuffia ho evitato di perdere i pezzi ovunque. Mamma mia, io non capisco se va bene così o che cosa, e soprattutto come lo rimuoverò. Spero che venga via in modo decente. E niente, adesso provo comunque a rimuoverlo con questo shampoo che è delicato ed è questo Aqua Light. E vediamo, vediamo come viene. Vediamo se viene qualcosa. Mamma mia, quanti pezzi. Secondo me è il video più epic fail del mondo, ma non perdiamoci Ok, d'animo. allora ammetto di essermela vista in un momento davvero molto molto brutta perché si stava iniziando questo pastrocco a sciogliere con l'acqua calda. Mi si è bloccata la caldaia, ovviamente, e quindi avevo solo l'acqua fredda e l'acqua fredda non veniva via, stavo lì che li bagnavo, ma non veniva via con le mani a toglierlo. E niente, mi sono decisa, ho raccolto tutto che sgocciolavo, sono andata a sbloccare la caldaia ed è venuto via tutto. Allora, ho fatto lo shampoo, dopo lo shampoo li sentivo secchi, secchissimi. Infatti, dopo ho messo la maschera e ho sentito che l'ha bevuta. E adesso questo è il risultato. Sono bagnati, ovviamente. Allora, vedo da subito, li vedo qua, belli grigi, che brillano. Quindi, capelli bianchi, non li ha coperti, assolutamente no. E vedo anche che sono ancora di due colori. Quindi, andiamo a prendere le istruzioni. Santa pazienza. Allora, ecco qua. La qualità degli NA varia a seconda della zona di coltivazione. Sì, no, non è questo. Agiscono sulla superficie esterna dei capelli, creando una guaina impermeabile che li protegge dagli agenti esterni, rendendoli più resistenti, sani e visibilmente luminosi. Questo voglio vederlo. Io me lo auguro. Poi, l'Henné Castano Forza, la base di Liassonia inermi, Secassia o Bovata, scusate, dona ai capelli riflessi castani. Nei capelli chiari risalta la loro tonalità con riflessi castano dorato, oramati nei capelli scuri rende la naturale tonalità più brillante. Forse ci vuole una ghiera da qualche parte. Viene utilizzato anche per coprire i capelli bianchi o grigi. Non li ha coperti, e non sono tanti, e assolutamente non li ha coperti. Boh. Adesso, quello che mi potrebbe interessare, e vi aggiornerò,
è che siano più resistenti, perché ultimamente, anche se non li sto asciugando con phon, piastre, roba varia, si vede che sentono un po' lo stress, si vede che sentono il caldo anche loro, e tutto quanto vedo che sono più deboli. Quindi già il fatto che erano più resistenti mi andrebbe bene, anche se non è come una tinta. Però, prima di chiudere il video, perché poi dopo vi aggiornerò nei prossimi giorni come mi sembra, ma magari posso anche vedere asciutti, vediamo. E voglio però chiedervi una cosa, perché io non ne ho la minima idea. Dopo l'ennè, quanto tempo devo aspettare prima di fare la tinta? Quella classica? Una settimana? Due? Un paio di shampoo? Fatemelo sapere voi, perché a questo punto ho bisogno di fare la tinta. Comunque, niente, no, aspetto che si asciughino così all'aria, però poi vi faccio vedere il risultato finale. Quindi il Ed video eccoci qui. lo Allora, ve chiudiamo. l'avevo promessa la clip. Dunque, considerate che non li ho. Questi sono asciugati naturalmente, quindi non è, come si dice, non li ho stirati, non li ho pastrati, quindi sì, ok, però il colore doppio c'è ancora. Abbiamo detto che non ha coperto i capelli bianchi, però sono morbidi, sono molto morbidi. Ok, sì, adesso dovrei finire di magari dargli un colpo con il phon, col caldo che c'è, però mi piace il fatto che siano morbidi, il fatto che siano tutto quanto, però è solo un trattamento, non ha colore, si vede che non ha colore, non ha coperto, quindi sì, da fare ogni tanto, magari anche in estate, perché comunque. Questi ciuffi è la tragedia, perché comunque tenere su qualcosa per un'ora col freddo non è il massimo. E niente, spero di aver fatto tutto un po' di compagnia, vi ho fatto conoscere qualcosa di nuovo e fatemi sapere se mi consigliate un altro tipo di nè. Alla prossima, Ciao, ciao! ehi, sono qui. Ciao! Ti sei ricordato di mettere un commentino? Mi raccomando, mettilo qui sotto e ricorda di essere iscritto al mio canale. Solo così potrai ricevere un regalino da me. Lo sai che estraggo ogni mese? Ciao!